Nel corso della mia lunga esperienza di agente immobiliare professionista mi sono imbattuto spesso in annunci immobiliari sia di colleghi agenti immobiliari sia soprattutto di privati che mi hanno lasciato alquanto perplesso. Mi presento, sono Leonardo Raso, mediatore immobiliare con oltre 20 anni di esperienza che opera sul territorio di Roma e provincia. In questo video ti darò alcuni consigli su come poter creare degli annunci immobiliari che possano colpire effettivamente l'attenzione di chi stia cercando casa da comprare. Tralasciando quegli annunci un po' troppo semplici del tipo vendo appartamento di 100 metri quadri a Roma, quartiere tal dei tali, in realtà oggi la maggior parte di coloro che cercano casa hanno la scarsità di una risorsa preziosissima, ossia del tempo. Non hanno tanto tempo da dedicare, quindi siamo passati, per chi come me comincia ad avere qualche capello bianco, dalle ricerche di annunci su giornali, su riviste specializzate del settore, in cui gli annunci erano scritti molto molto piccoli, a quello che invece è l'attuale ricerca prevalente, ossia l'individuazione di un immobile da andare a visitare con la finalità di acquisto sui portali immobiliari, in generale su internet. E siccome ovviamente ci sono tantissimi annunci immobiliari, perché ad esempio a Roma in questo momento che stiamo girando il video, gennaio 2024, ci sono 32.000 e oltre immobili in vendita, per attirare l'attenzione con un annuncio efficace bisogna seguire questi tre consigli. Innanzitutto, investire sulle foto. Le foto devono essere molto belle, non devono essere fatte con il cellulare, non devono essere fatte con una luminosità scadente, ma devono essere effettuate da un fotografo professionista che poi svolga anche una attività di ritocco della foto post scatto, perché magari qualche dettaglio deve essere eliminato o corretto. Le foto sono il primo elemento che colpisce l'occhio di chi sta cercando casa, quindi una foto bella colpisce l'attenzione del cliente e lo invoglia ad andare ad aprire la scheda dell'immobile, leggere o quantomeno guardare quelle che sono le caratteristiche principali e andare poi a selezionare quell'immobile per richiedere un appuntamento di visita. Il secondo elemento, che è veramente ancora oggi poco utilizzato, è quello di effettuare un video professionale, un video che partendo dalle riprese degli esterni, quindi della palazzina, del contesto in cui è ubicato l'immobile, poi proceda con riprendere tutti gli ambienti interni, possibilmente con una precisa descrizione di quelli che sono sia gli ambienti stessi ma anche le caratteristiche peculiari di quell'immobile, riportando anche tutte le informazioni di dettaglio, l'anno di edificazione del palazzo, se sia dotato o meno dell'abitabilità, se c'è il servizio di portineria, a quanto ammontano le spese di condominio e quali siano le presumibili tasse da pagare in caso di vendita. Ecco, ancora oggi il video è assolutamente poco utilizzato e diventa invece uno strumento efficacissimo per indurre un cliente a capire se quella sia effettivamente una casa da andare a vedere, sempre ricordando che i clienti oggi hanno sempre minor tempo da dedicare alla lettura degli annunci. Ecco, a proposito di lettura degli annunci, salvo che tu non sia Giovanni Pascoli, è sconsigliato assolutamente di procedere a scrivere annunci troppo lunghi, troppo farciti di termini poetici che secondo te possono colpire l'attenzione ma che risultano invece noiosi e a volte anche fuorvianti. Un annuncio deve essere
semplice, ma deve essere soprattutto scritto contenendo quegli elementi fondamentali che devono essere comunicati a un possibile visitatore per fargli capire se quella casa è effettivamente quella che corrisponde alle proprie esigenze di ricerca. Ancora un altro elemento fondamentale è che la documentazione deve essere tutta in regola, e quindi se ci sono delle lacune, se ci sono delle problematiche, è bene segnalarle fin dall'annuncio, se ci sono, diciamo, elementi da rettificare per delle anomalie urbanistiche. E infine una particolarità che mi permetto di sottolineare oggi, la ritengo veramente anacronistica, è di smettere di scrivere su alcuni immobili trattative riservate. Innanzitutto, trattative riservate dà subito l'idea che o il prezzo è troppo caro o è un immobile che è stato sovrastimato, addirittura che il proprietario stia provando a chiedere un prezzo pur sapendo che non è quello più corretto. E siccome tanto prima o poi il prezzo sarà comunicato, perché è normale che una persona che vuole vedere visitare un immobile, la prima cosa che vuole conoscere è quanto il proprietario desidera richiedere per quel determinato immobile, è bene che quel prezzo sia subito pubblicato in modo da poter consentire immediatamente a un potenziale acquirente di capire se sia il caso di andare a vedere l'immobile oppure quell'immobile sia da scartare perché non rientri nelle sue possibilità economiche di acquisto. Per questo video e altri consigli continuami a seguirmi sul mio canale, ti invito a mettere un click sulla campanella per essere avvisato quando pubblicheremo i prossimi video e per, diciamo, poterci seguire puoi anche iscriverti allo stesso canale. Da Leonardo Raso, buona vendita, ciao e a presto.